Assolutamente sì, stavi facendo accenno a quella che è stata la stagione 2000-2001 con ben 5 trionfi nell'anno solare 2001 e praticamente con il Liverpool che è tornato a trionfare anche in Europa. Era il Liverpool di Michael Owen, di Robbie Fowler, che in finale di Coppa UEFA vinse contro l'Alavés dopo un cammino trionfale di assoluto rispetto, perché poi eliminò l'Olympiacos, eliminò il Porto, eliminò la Roma e il Barcellona in semifinale. Quindi è stata veramente una grande rinascita con Michael Owen, che era il nuovo talento del calcio europeo, tant'è che poi vinse anche il Pallone d'Oro. Ma Michael Owen, io ho avuto occasione di vederlo quando lavoravo da scout per il Milan nel 97, nella Coppa del Mondo, nei mondiali di categoria Under 20 in Malesia, e lui partecipava con l'Inghilterra. E ricordo esattamente quella serata sulla tribuna di una città malese, che adesso non ricordo il nome, dove c'erano tantissimi osservatori anche di grandi squadre, del Real Madrid, ricordo il PSV Eindhoven, eccetera. E vedemmo questo giocatore che aveva un'accelerazione pazzesca. E quindi rimanemmo impressionati dalla velocità di questo ragazzino. E ricordo il commento di un direttore sportivo, possiamo anche citarlo, che è Pietro Lomonaco, che era all'epoca al servizio dell'Udinese, che disse: se questo impara pure a giocare a pallone, diventa un grande giocatore. E quindi fu una battuta che poi la storia, insomma, è stata quella, perché se è diventato pallone d'oro, qualche qualità, ma Owen ce l'aveva. A me sinceramente non entusiasmava più di tanto, perché i calciatori che sono soltanto veloci non è che mi facciano impazzire, almeno ad altissimi livelli. Secondo me deve avere qualche qualità in più, però Owen sfruttò il momento, Ma poi aveva impressionante. anche una personalità, lasciami raccontare un episodio, Massimo, se mi Prego. permetti. Era un ragazzo al cospetto della giovane età, anche di personalità, perché lo vedevi tutto con quegli occhi angelici. Di recente ha litigato con Shearer. Quando era calciatore, praticamente si andò a prendere di petto con Smigol, che era parecchio più alto di lui. Quindi era uno anche con una bella personalità, Sì, Owen. era una testa inglese abbastanza calda. Comunque di quella squadra, al di là di McGowan, ci sono da citare tantissimi calciatori. La squadra che vinse, appunto, aiutami a ricordare, solo il campionato non riuscì a vincere, però poi vinsero la Coppa UEFA, vinsero la Coppa, la FA Cup, la Coppa di Lega, il Charity Shield e la Supercoppa. In quella squadra c'erano giocatori come i cechi Smizer e Patrick Berger, c'era il finlandese Hypia, un centrale molto forte, c'era un attaccante inglese Eskil, che era un giocatore di colore molto, molto atletico, c'era un altro nazionale tra i difensori centrali, che era Henshaw, che era un nazionale svizzero. Quindi c'era Robbie Fowler che nella finale, se non mi sbaglio, subentrò nella ripresa, la finale contro l'Alavés. E poi c'era Steven Gerrard, naturalmente, che è stato figlio di Liverpool, è figlio di Liverpool. E poi c'erano anche tre tedeschi che io conoscevo benissimo, perché li avevo avuti al Bayern insieme a Giovanni Trapattoni nella stagione 94-95. Tra l'altro li conoscevo già, provenienti dalla squadra amateur da quando erano ragazzi, ovvero Markus Babbel, difensore centrale, Christian Ziege, terzino sinistro, e Didi Hamann, centrocampista. E quindi in questa finale ritrovo personalmente tre ragazzi che avevo visto crescere, avevo contribuito in maniera ovviamente infinitesimale a fare carriera, e quindi hanno fatto parte di questo Liverpool vincente. In panchina ricordiamo Gérard Houllier, un allenatore francese, grande teorico del calcio, un po' detto anche il professore. Lui aveva insegnato, se non mi sbaglio, durante un periodo della sua carriera in quel di Liverpool, o comunque in Inghilterra, per questo motivo parlava molto bene l'inglese, e quindi poi aveva intrapreso la carriera di allenatore ed era finito proprio sulla panchina del Liverpool. In quella finale il Liverpool batté l'Alavés, quindi una squadra non di primissimo piano, che aveva tra le sue file, tra l'altro, Jordi Cruyff, il figlio del più famoso Papa Johan, e quindi fu diciamo la ciliegina sulla torta, una stagione, la famosa stagione dei cinque trofei.